Digest. Anche a questi usignoli piace molto questa vettura. È un'auto per giovani, proviamo questa volta, un'auto che alla nostra età matura diventa anche scomodo e può rompere la schiena, però è un'auto fatta per divertirsi. La Subaru BRZ, gemella della Toyota GT86, un'auto coupé, due posti, più due dietro, meglio dimenticarli, anche due bambini possono arrivare con le ossa rotte, ma è un'auto che dà soddisfazione sulle strade miste, sulle strade di montagna e anche in pista. Nonostante i soli 200 cavalli del suo 2000 turbo, un 2000 turbo molto sofisticato perché ha una doppia iniezione, doppi iniettori, a iniezione diretta e iniezione indiretta, a seconda che si vada ad agio per avere una buona elasticità oppure si voglia andare forte. E quando si tira, la coppia massima, poco più di 200 Nm, ma 6400 giri, quindi molto in alto, la vettura tenuta in alto con i giri dà il massimo di sé e ci si può divertire veramente. Staccando tutti i controlli, è un'auto ideale per il drifting, ma non è il nostro genere, piacerà molto ai giovani scatenati perché questa drifta con una facilità estrema. I 2 litri boxer di progettazione Subaru, come tradizione fa i boxer, sapete, la Subaru, ha permesso di abbassare moltissimo il baricentro. Poi si sta seduti a 38 cm da terra, praticamente un SUV sembra un camion quando ci affianchiamo, ma ciò permette di avere un baricentro molto basso e quindi un'adeguata tenuta di strada, che è veramente notevole. Si fanno le curve a una velocità pazzesca, anche grazie a uno sterzo molto pronto e diretto, che permette anche di fare dei belli slalom in città se proprio si vuole fare i pazzi. Ma la destinazione di questa vettura, ripetiamo, sono le strade mosse, le strade di collina, le strade di montagna. Usare normalmente non avrebbe senso, uno si prende una comoda berlina del segmento B o C. Questa è un'auto per divertirsi. Se uno va fuori città e c'è poco traffico, con quest'auto si diverte sicuramente, perché anche il rombo è una parte integrante di questo divertimento. Il cambietto corto sono tutte cose che fanno divertire. Certamente, se si vuole fare un viaggio in autostrada oltre i limiti, si arriva con una testa così, perché non è un'auto confortevole, è un'auto sportiva per divertirsi. Capito, Silvietta? Ma Valerio, a proposito di divertimento, non credo che il nostro portafoglio sia così contento quando ci si ferma a fare il rifornimento. Non è poi tanto vero, perché costa poco più di 30.000 euro, quindi è alla portata di molte tasche. Certo, non bisogna aspettarsi dei consumi ridotti. Andando ad agio in autostrada non è che faccia poi più di 12-13 km al litro, quando si tira scende adeguatamente. Ovviamente se si fanno strade di montagna, seconda, terza, quarta, quarta, seconda, terza, consumo sale fino a tanto, come una sportiva vera. Dov'è? Anche città non consuma poco, però può essere anche divertente sgattoiare, insomma. È un'auto brillante che in città può divertire se si è costretti, come è naturale, a guidarla tutti i giorni. E poi si lascia guardare, perché la linea è davvero molto 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 intrigante. E guardate anche l'interno, che è abbastanza ben finito, e i particolari, che sono tutti piuttosto guardati dal punto di vista estetico. Insomma, la macchina è bella. Comunque, se volete andare anche in pista, vi divertirà!